direi che la stagione parta dalla visita al Colosseo, che è una sorta di emblema di Roma, ma è la cartolina dell'Italia nel mondo. È un segno di grande speranza per la rinascita del nostro paese dopo tutti questi lunghi mesi di sacrifici e di restrizioni dovuti al Covid. La cultura è uno straordinario ponte di comunicazione anche rispetto agli altri paesi. Questo è stato, per esempio, un messaggio molto forte durante la pandemia. Ma la cultura non è soltanto questo. E anche il nostro petrolio. Noi non abbiamo materie prime, abbiamo soltanto la cultura, i monumenti e tutto ciò che ruota intorno a questo. Perché il Colosseo è uno dei 10 monumenti più visitati al mondo e ha sempre registrato un record di presenze. E questo significa dare impulso al turismo, dare impulso insieme al turismo a tutto quello che ci sta accanto, alla ristorazione, a quello che è il settore alberghiero, ma non solo, tutto l'indotto dei mestieri, la cucina, la gastronomia, i vini, cioè la cultura è uno straordinario volano per l'economia e quindi oggi ripartire da questo monumento importante significa ripartiamo dalla cultura per dare prospettive al nostro paese. Sede di Pompeo del 63 avanti Cristo fino ad arrivare proprio alla presa di Gerusalemme poi del 60 dopo Cristo. E al centro in parte si vede dove c'è quella scalinata il Tempio di Salomone. E in origine c'era appunto la menorah, siamo quasi un'ultima chicca. L'imperatore poteva arrivare come comuni mortali, quindi da prima. Oggi si festeggia un giorno bello per gli italiani. Si riparte, si ricomincia a uscire, si ricomincia a vivere la socialità nei ristoranti, nei bar, insomma si torna alla vita normale. Questo è il primo messaggio importante. Il secondo è un messaggio di preoccupazione che mi danno tanti operatori turistici, dal Veneto alla Campania, al Piemonte. E paradossalmente abbiamo bisogno di forza lavoro. In un momento in cui si riparte molto veloci abbiamo il problema degli stagionali. Quindi paradossalmente l'Italia, Repubblica fondata sul lavoro, dovrebbe rimuovere un po' di ostacoli per consentire ai giovani di andare a lavorare e questo è un altro tema fondamentale. Abbiamo 55 siti UNESCO e tantissimi italiani penso non li conoscono tutti e anche gli stranieri penso non li conoscono tutti, per cui pensiamo di mettere un premio per chi ne visita il più possibile nel più breve tempo possibile. L'Italia è aperta. Quest'anno è il grande anno di 700 anni dalla morte di Dante. Dovrei dire che siamo tutti qui a rivedere le stelle, come diceva il nostro poeta. Il protocollo richiama gli obiettivi generali del movimento internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, tra cui la promozione di iniziative per garantire la qualità della vita, la collaborazione in azioni di solidarietà, di cooperazione allo sviluppo e rivolte a benessere sociale, e in attività di formazione su tematiche inerenti ai diritti umani e fa altresì riferimento ai fini istituzionali dell'Ateneo, legati al libero confronto delle idee, anche attraverso la collaborazione con altri enti operanti con diverse motivazioni nei settori della formazione, della cultura, della scienza e della tecnologia, e al diritto degli studenti ad una formazione adeguata al loro inserimento nella società e nelle professioni. Le varie iniziative saranno programmate e monitorate da una commissione tecnica operativa paritetica, che mirerà anche a favorire lo scambio delle buone prassi, delle analisi e dei risultati. Mercoledì 9 giugno viene siglato un protocollo d'intesa tra Università e Croce Rossa Italiana. Io mi trovo con il rettore Francesco Priolo.
Allora, una splendida giornata oggi. Non c'è dubbio, è un momento assolutamente importante ed è ancora più importante siglare questo protocollo proprio in questa fase in cui con grande fatica ma con grande tenacia stiamo uscendo, lo possiamo dire, da questa pandemia con una grande vittoria della sanità internazionale, una grande vittoria anche della scienza che ci sta traghettando attraverso i vaccini fuori da questo periodo difficile. E proprio per questo con la Croce Rossa Italiana stiamo siglando un protocollo di intesa di collaborazione per la corretta informazione, per colloquia in comune, per sostanzialmente andare a lavorare insieme, anche perché, diciamocelo, tanti docenti, tanti amministrativi, tanti studenti del nostro Ateneo sono volontari della Croce Rossa. Oggi è un giorno importante perché si sigla un protocollo d'intesa tra l'Università di Catania e la Croce Rossa Italiana. Sì, è una giornata importante. Noi come Croce Rossa siamo conosciuti per la nostra attività di assistenza alle fragilità, che siano individuali o collettive, nei disastri naturali, nelle tante emergenze che purtroppo il nostro paese vive. Avere l'opportunità di collaborare con una prestigiosa istituzione culturale e scientifica ci consente di studiare nuove prassi, di guardare all'innovazione, di guardare al futuro per capire come ad esempio gli effetti climatici impatteranno sulla nostra vita quotidiana. Ecco, quindi ci sono tantissime sfumature su cui, non soltanto per quello che riguarda gli studenti, ma anche per quello che riguarda i cittadini normali, offrire una possibilità di conoscere è una cosa che mi dà enorme gioia e soddisfazione. Ecco, sì, queste sono le due parole. Al Comune di Catania si è svolto il progetto Salute, diritto di tutti per assistenza ai fragili. Il progetto è finalizzato al raggiungimento di obiettivi condivisi quali il benessere e la salute dei cittadini, a partire da servizi come la consegna gratuita di farmaci anti-Covid e piani terapeutici a domicilio dei pazienti fragili o privi di rete familiare a sostegno. Si tratta di attività avviata dalla Croce Rossa a inizio pandemia per ridurre la mobilità delle persone vulnerabili e potenziata dal marzo 2021 grazie a un bando della Chiesa Valdese che finanzierà con l'8 per 1000 il progetto sino al marzo 2022. Sindaco, progetto Salute diritto di tutti. È un'iniziativa qualificante che è stata realizzata grazie alla sinergia fra la Croce Rossa, fra l'ASP e il Comune di Catania, attraverso la quale i volontari della Croce Rossa porteranno a casa di coloro i quali risultano positivi al Covid-19 i farmaci e porteranno altresì a casa i farmaci a coloro i quali si trovano in una situazione di fragilità e di indigenza attraverso ovviamente alcuni elenchi che fornirà l'ASP e il Comune di Catania. Un'iniziativa di eccezionale valenza che risolve i problemi della quotidianità rispetto a chi vive problematiche aggiuntive determinate da questo maledetto Covid-19 e dall'indigenza che ahimè in questa città rappresenta una percentuale non indifferente della popolazione. In compagnia del Presidente dell'Ordine dei Farmacisti di Catania, il Dottore Giovanni Puglisi, per parlare di questo progetto, di questa iniziativa non indifferente. Sicuramente è un'iniziativa importante, noi come Ordine dei Farmacisti della Provincia di Catania, che ho l'onore e l'onore di rappresentare, abbiamo aderito insieme ad Federfarma Catania, insieme al Dipartimento del Farmaco di Catania, all'iniziativa promossa dal Presidente della Croce Rossa di Catania. È un'iniziativa lodevole perché permette a questo punto di dare supporto, di dare aiuto, mediante una raccolta praticamente di farmaci da poter donare a soggetti indigenti, soggetti che oggi per le difficoltà economiche hanno difficoltà ad acquistare i farmaci e anche a curarsi. Quindi la reputo un'iniziativa importante, ci spenderemo tutti i farmacisti della provincia di Catania affinché questa iniziativa possa avere un risultato importante, affinché possiamo dare supporto, aiuto a chi ne ha bisogno. La Polizia di Stato di Catania ha identificato i responsabili di una corsa clandestina tra due calessi, trainati da cavalli, che ha avuto luogo alle 6.30 del mattino il 30 maggio scorso, nella vicina Camporotondo Etnea, e denunciato i due fantini, un 69enne e un 58enne, per maltrattamento di animali. Uno di essi, titolare di reddito di cittadinanza, ha detto di avere guadagnato 1.300 euro in nero per 2 minuti e 1 minuto e mezzo di gara.
Alla corsa hanno assistito centinaia di persone sia lungo il percorso che a bordo di motocicli a velocità sostenuta e a ridosso dei cavalli. La variante del virus Covid-19 scoperta in India è stata classificata come preoccupante dall'Organizzazione Mondiale della Sanità perché più contagiosa. Ci sono informazioni secondo cui la variante ha un grado di resistenza ai vaccini, ha dichiarato la dottoressa Maria Van Kerkhove, responsabile tecnico della lotta al Covid. Un recovery fund permanente, l'intenzione della Commissione Europea. Bruxelles darà intanto già a metà giugno la valutazione dei piani nazionali arrivati entro il 30 aprile. A luglio potrebbero arrivare i primi fondi. Oggi dall'Istat attesi i dati sulla produzione industriale, la nota mensile sull'andamento dell'economia italiana. Nel corso degli attacchi condotti ieri dall'aviazione israeliana a Gaza sono rimaste uccise 24 persone, tra cui 9 minori. È il bilancio aggiornato fornito dal Ministero della Sanità di Hamas. Queste cifre includono 3 persone colpite stamane nel campo profughi Shati, presso Gaza. I feriti sono oltre 100. Una sparatoria è avvenuta in una scuola di Kazan, città della Russia centrale. Secondo i servizi di soccorso locali ci sarebbero almeno 11 morti oltre a diversi feriti. La polizia, aggiunge la fonte, avrebbe fermato un adolescente, mentre il secondo assalitore è stato ucciso dalle forze dell'ordine.